Uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Sì, autore di successi intramontabili che ha deciso di raccontarci un momento particolare della sua vita, questa volta tramite un libro a mani nude. Lui è Neck. Ciao, grazie per la presentazione. Troppo, troppo divertente. No, troppo, no, troppo. non troppo, assolutamente. Sì, sì, non fidatevi di lei. Io partirei subito da A Mani Nude. Uh -huh. A Mani Nude racconta un momento particolare della tua vita. Era il novembre del 2020 e tu hai rischiato appunto di perdere la tua mano sinistra. Mm -hmm. È un incidente che sicuramente cambia la vita di un uomo, soprattutto quella di un artista per cui le mani sono fondamentali. Sì, io sono musicista eh, e quindi a maggior ragione la mano è uno strumento che mi serve in modo particolare. Questa mano sinistra è stata colpita eh, profondamente, ho rischiato di perdere due dita, quelle centrali, il medio e l'anulare e sono state salvate prontamente dalla da lotta contro il tempo e da professionisti eh, di grande valore che lavorano presso il Policlinico di Modena. E io peraltro non sapevo che il Policlinico di Modena è famoso anche per avere eh, la chirurgia della mano tra le migliori in Europa. Quindi l'ho scoperto a mie spese. Però dai, sono qui che parlo con te, gesticolo, la mano non è ancora a, a pieno regime, diciamo che è all'80% e non so quanto migliorerà, però io ogni giorno eh, cerco di portare a un livello superiore la mobilità della mano sinistra. Insomma. E questo ti fa sicuramente onore, tuo, questa tua voglia di, di ripresa. Parliamo appunto de, di a mani nude e dove tu ti metti veramente a nudo come persona, però sì. ci racconti anche di questo tuo rapporto personale con il tuo papà, che diventa fondamentale mm -hmm. nel tuo momento di difficoltà. Sì, diciamo che il, il libro si chiama A mani nude, però poi si legge a cuore aperto. cioè Questo è il significato, a mani nude significa proprio questo. Col pretesto dell'incidente, nel momento nel quale la maggior parte delle persone, quando vivono un trauma di questo tipo, abbassano le difese, le tolgono le sovrastrutture. Come posso dire, vedono esattamente quello che serve nella vita da quello che non serve. E io, non essendo diverso dagli altri, sono un uomo come gli altri, è ovvio che, che beh, ho vissuto quella come una prova importante. Prova nella quale ho provato la sofferenza, ho visto quanto sono, posso essere fragile, ho visto anche i punti, eh, le, le risorse che ci possono essere nella vita di una persona che viene messa alla prova così. Così come è stato per mio papà. Mio papà ha vissuto gli ultimi anni della sua, vi, della sua vita aggrappato alla. Alla vita stessa in maniera profonda, che non, non, non lo avevo mai visto così. E mio papà è sempre stata una presenza molto forte nella mia vita pur non essendoci mai comunicati ti voglio bene. Lo abbiamo sempre fatto attraverso sguardi e comportamenti espliciti, proprio che, che, che si, tradu si traducevano proprio esatto. E quindi mio papà è stata una figura importante, mi è venuto in mente spesso me lo sono trovato anche in presenza proprio quando è successo l'incidente, una sensazione, io ho intravisto la sagoma eh, di fianco a me, insomma, come se fosse... E poi ho letto, scusate, anche che quando si vive un'emozione così forte, un trauma così pesante, si entra in contatto di più anche con l'anima dei defunti. Almeno io poi sono, sono un curioso, quindi vado a documentarmi, e quella sensazione che ho provato... È stata provata anche da tanti altri che hanno vissuto traumi anche peggiori di miei. Tra l'altro, tu apri veramente il tuo cuore e ci parli anche del, delle tue paure dell'essere padre, no? Uh -huh. E quindi ci parli del, delle tue difficoltà di conciliare magari ecco anche il tuo lavoro artistico che ti porta spesso via sì. alla tua figura di genitore. Diciamo che il genitore è il compito più, più difficile, no? Eh, chi lo è mi può capire molto bene, specie se si è papà di una bimba. Eh, io sono nato in una famiglia di ansiosi, mio papà era apprensivo nei miei confronti, io di conseguenza lo sono, lo sono anche nei confronti di mia figlia e mia moglie mi dice ma falla vivere questa povera bambina qua, cioè se cade si rialzerà. Se si sbaglia si correggerà. Eh, se magari dice qualcosa che non deve dire la prossima volta starà più attento. In fin dei conti, siamo qua per cercare di fare in modo che vivano la loro vita i nostri figli, ma che non facciano magari gli stessi errori che hanno fatto i genitori. Non è cosa semplice. Sembra facile da dire, ma <ride> da mettere in pratica poi non lo è. Almeno per me. Eh beh, sicuramente è stato veramente un atto di coraggio aprire le tue sofferenze e il tuo personale a, al tuo pubblico, no? Sai che l'ho sentito proprio molto. come posso dire, mi è venuto distinto. L'ho sentito semplice. Eh, in realtà dico, ma magari cambia solo il modo per farlo. Potrebbe essere stata la canzone fino a poco tempo fa. Avevo bisogno di qualcosa di più completo che non fosse. Eh, come posso dire, governato da una metrica o da tre minuti nei quali bisogna essere efficaci, che sono il tempo di una canzone oggi. Volevo farlo attraverso le pagine di un libro, l'ho fatto in maniera proprio diretta e mi sono sentito anche meglio, quindi è stata una sorta di terapia per me. E quindi poi questa tua sofferenza, questo tuo racconto personale, lo ritroveremo anche nel tuo prossimo album? Può essere, non posso saperlo perché io non vado a calcolare quello che, che, che faccio, È, cioè in realtà c'è una miscela di calcolo anche, però soprattutto parte dall'istinto, io quando sento di dover scrivere una canzone fermo tutto, prendo il telefono, annoto la melodia nel posto in cui sono per non perdere il momento, certo. quindi succederà così anche questa volta, almeno spero spero possa succedere. E quindi siamo insieme e non possiamo fare a meno di parlare della musica. Sì. Che cos'è la musica per NEC? Eh, la musica è il mio modo di comunicare, eh, è stata in anche in certi momenti la salvezza, eh, è il modo che ho per tirare fuori quello che ho dentro, nella maggior parte dei casi è successo, a parte questa parentesi del libro, però bene o male io sento l'esigenza di comunicare qualcosa che magari difficilmente faccio come sto facendo con te oggi. Io non sono abituato a farlo, sono abituato a salire su un palco e a dirti Iscriverti. questo attraverso la musica. Certo. In, cambia proprio solo la modalità di questa parentesi legata al libro, ma eh, guarda, eh, per me la musica è avere sempre l'occasione di poter dire qualcosa a qualcun altro, di poter condividere quello che sento io e la cosa bella quando arriva e si sparge a macchia d'olio significa che tanti come me... Provano le stesse identiche emozioni. Questo poi è il segreto di tutte le canzoni questo di successo. Perché comunicarle. Però siamo a Napoli e non posso fare a meno di parlarti della tua partecipazione al Festival di Sanremo okay. di quest'anno. Tu hai duettato nella serata delle cover sì. con Massimo Ranieri in un grande omaggio a, a Pino, Pino Daniele. Daniele. Che cosa è stato per te questo momento? Ah, è stato un momento memorabile. Primo perché io non ho mai. Conosciuto Pino Daniele, non ho mai avuto il privilegio di salutarlo, di avere a che fare con lui, conosco tutta la sua famiglia benissimo, ma non ho avuto questo piacere. Conosco bene Massimo Ranieri, lo stimo da tanti anni Massimo Ranieri e quando mi ha chiesto di partecipare al festival non, proprio ho desiderato tanto eh, eh, affiancarlo, sono stato felicissimo di essere di fianco a lui di cantare un pezzo del, di Pino Daniele, insomma, e quindi tu sei napoletana, che cosa eh sì. pensi? È andata bene? È andata benissimo, Ottimo. direi. Perché insomma il pezzo era un pezzo abbastanza complicato, su quelle canzoni con quella sacralità eh, bisogna andarci coi piedi di piombo, e eh, quindi sai, io sono un emiliano, arrivo dal nord, ho dovuto fare un minimo di, eh, di come posso dire, ho dovuto immergermi anche nel mondo di, di Anna Verrache, non conoscevo la storia, insomma, si parla di Anna Magnani, la canzone doveva nascere proprio e esclusivamente per Massimo Ranieri, che poi mi ha detto esiste una versione cantata da lui. Sì, è vero. Quindi mi, hanno, mi ha spiegato tanti aneddoti che riguardano questo pezzo, io mi sono emozionato, quindi stare sul palco di fianco a lui, ricordandomi questi aneddoti, è stato speciale, insomma. E si è visto, direi, tutta questa emozione. Bene, bene. Questa è la cosa importante. <ride> Il festival di quest'anno, che cosa ci puoi dire al riguardo? Che cosa ci puoi dire anche del panorama attuale della canzone italiana? Beh, guarda, il panorama della canzone italiana è diviso in due punti, in due parti. Diciamo che c'è la parte più pop e più classica che soffre un momento legato a qualcosa che appartiene al, 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 al genere urban, si chiama almeno questo è quello che io credo sia giusto. Poi qualcuno più esperto di me potrà correggermi. Però. Il Festival di Sanremo ha migliorato la sua presenza, la sua vita. Mi è sono... più moderno? È diventato più moderno e ha avuto un occhio di riguardo anche ai giovani che a loro volta si sono accorti che per essere popolari e per entrare nel cuore della gente il Festival di Sanremo è sicuramente una via importante. I vari direttori artistici in ultimo eh, Amadeus lo hanno rinvigorito questo festival, non è più il festival dell'ultima spiaggia, dell'ultima occasione che un cantante si gioca per tornare in auge o per fare una tournée di un anno, no, guarda Mammoth e Blanco, hanno vinto, si sono rimessi in gioco e guarda caso la canzone comunque ripercorre sempre, secondo me, i tratti somatici di un pezzo classico di un pezzo classico per due motivi, perché secondo me perché mi fa venire in mente pezzi pop, eh, anche sanremesi se vuoi, e poi classico perché ha le caratteristiche del grande successo senza tempo. Quindi secondo me Sanremo ha aperto davvero eh, una finestra in più anche alle nuove generazioni, i giovani lo guardano con grande trasporto, e questo non fa altro che far bene alla musica italiana, che ripeto è divisa in due, però alla fine dal pop arrivano tutti gli altri, hai capito? E quindi il rock dei Maneskin l'anno scorso che hanno riportato in auge un genere musicale che pensavano tutti almeno in Italia che fosse morto, che soffrisse parecchio e anche lì le nuove generazioni si sono accorte di giovani ragazzi che a loro volta ascoltavano pezzi di gruppi degli anni 70, quindi che ci sono ragazzi che si sono ispirati ai, non so, ai Led Zeppelin hey, piuttosto che so. ai Beatles, ai Deep Purple, insomma è la storia che si ripropone. Nella musica, guarda, ho imparato che è una storia che gira, Circolare. gira e ripropone qualcosa di già visto, ma con dei, delle connotazioni un po' diverse, ecco. Quindi è un giudizio positivo. Secondo me sì, assolutamente, secondo me sì. A questo punto io voglio ringraziare NEC per questa breve Grazie intervista voi, che ci ha rilasciato oggi. e Ti faccio tanti tanti auguri per il tuo libro e per Grazie. i tuoi prossimi successi. Grazie infinite. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, diretta, ciao.